Buonasera, Giuseppe Barillà del Catona Calcio. Mister, oggi non è andata benissimo per la vostra squadra. Innanzitutto diamo merito al 5 Frondesi che ha fatto la sua onesta partita. Non mettendoci in difficoltà, forse abbiamo fatto tutto noi, sia nel bene che nel male. Analizzando la partita nei suoi dettagli, diciamo che i tre gol che ha fatto la 5 Frondese sono stati regalo della difesa del Catona. Non ho visto questa superiorità rispetto alla nostra squadra, quindi fino a quando l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore penso che eravamo abbastanza equilibrati. La differenza poi logicamente sono stati gli episodi che ci hanno condannato. Siamo con l'avvocato Bellocco, del presidente del 5 Frondese. Avvocato, soddisfatto della partita di oggi? Soddisfatto della partita e soddisfatto anche della prestazione dei miei giocatori, che hanno fatto una partita tutto sommato impeccabile e sotto tutti i punti di vista. Abbiamo vinto una partita con una squadra che fino a poche giornate era ancora in lotta per il primo posto. Quindi non era una partita facile quella di oggi, però l'abbiamo affrontata con la giusta determinazione e già dopo 10 minuti siamo passati in vantaggio. Poi abbiamo nel secondo tempo, a fine primo tempo, il rigore nettissimo che l'arbitro ha concesso. Poi nel secondo tempo abbiamo ampiamente legittimato il risultato, che non lascia spazio all'altra... ad altre interpretazioni, sì, ecco. Sì. Il merito... un risultato netto, sì. Un successo netto da parte della squadra, anche perché abbiamo, per chi l'ha vista la partita, l'abbiamo dominata in lungo e in largo.